Buongiorno. Danto, nelle sue affabulazioni improprie, dà anche una lettura del pensiero socratico molto discutibile. Lo leggo per esteso, per rendere meglio l'idea. Il dialogo come strumento dell'arte maieutica usata da Socrate, dove l'interlocutore era invitato a proporre lui stesso una teoria che Socrate si dichiarava incapace di fornire. Condivide quindi un insieme di presupposizioni profonde con il sistema dei tropi retorici che i nemici di Socrate, i sofisti, andavano elaborando per ottenere gli stessi fini. Aveva comunque la stessa psicologia della persuasione. E non sorprende quindi che la composizione del dialogo socratico fosse un esercizio standard del lettore. Ora, tanto per cominciare, Socrate era un sofista, quindi non c'è contrapposizione tra Socrate e i sofisti. E in secondo luogo, la maieutica non era affatto una proposizione di retoriche, era semplicemente il tirar fuori i pensieri che l'allievo, diciamo così, Alcibiade o chi fosse, aveva dentro di sé. Quindi Socrate invogliava l'allievo, una sorta di psicanalisi ante lettera, e invogliava l'allievo ad esprimere le proprie opinioni, il proprio parere, il che non significa affatto sviluppare una teoria, significa semplicemente esprimere le proprie opinioni, sulle quali Socrate a volte si pronunciava, a volte no, e lasciava quindi all'allievo questa riflessione su quello che egli stesso aveva detto. Ecco. Quindi, secondo me, la retorica di Danto è implicitamente nel discorso apparentemente colto, cioè apparentemente inteso come sostanza, non come forma, che in realtà maschera un'incongruenza logica. Quindi articolare bene un discorso non significa articolarlo in rapporto a una verità che non esiste assolutamente, secondo le teorie di Danto. E poi dice, andiamo avanti, poi dice: affinché lo spettatore collabori alla comprensione, deve conoscere ovviamente il ritratto e deve accettare certe connotazioni del concetto dell'artista e deve infine infondere nel ritratto, in tal modo l'opera d'arte viene costituita come rappresentazione trasfigurata più che come rappresentazione tout court. Rappresentazione tout court. Chi guarda un ritratto non è che lo guarda con lo spettrografo mentale, lo guarda e basta, quindi fa delle considerazioni su questo ritratto. Ecco, per cui il discorso, tanto è vero che poi aggiunge, è sempre pericoloso in riferimento a un'opera d'arte che si ammira mettere in parole il significato del dipinto, perché è sempre possibile che si dica tutto qui, volendo dire che non si vede niente di particolarmente apprezzabile di tutto quello che è stato descritto. Quindi, in un certo senso, ammette lui stesso che la verbosità rispetto a un'opera non porta da nessuna parte, anzi, crea confusione, perché tra quello che l'osservatore guarda e quello che viene detto dal critico o filosofo, c'è spesso, come io ribadisco a ogni intervento, una forte discrasia. Tanto è vero che lo stesso Danto aggiunge: l'opera in se stessa presuppone dunque così tante connessioni causali con il proprio ambiente artistico che una teoria storica dell'arte non è filosoficamente difendibile. Ora, cosa vuol dire?
filosofica. Tra il sostenere l'universalità dell'arte e collocarla in un preciso contesto storico, cioè, ce ne passa. Cioè, se noi guardiamo, questa affermazione è stata smentita clamorosamente da Carlo Marx, che certo non era un effimero esteta, il quale diceva: mi stupisco sempre di come, osservando l'arte greca, io venga colto dall'emozione e non mi spiego perché opere realizzate in un tempo assolutamente diverso dal nostro, in un contesto sociale e culturale assolutamente diverso, continuino a suscitare l'emozione. E in effetti è così, perché se l'opera d'arte vale soltanto all'interno di un contesto storico, vuol dire che è poco più di un cartellone pubblicitario, che vale finché conosci la marca, finché conosci quel prodotto che viene illustrato. L'opera d'arte, ripeto, pur rifuggendo dalla retorica universalista, l'arte che interpreta il mondo, eccetera, dovrebbe comunque avere una valenza che dura nel tempo. Ovviamente il significato dell'opera può variare, ma il valore dell'opera no, a mio avviso. Quindi il discorso di Danto è non solo è contraddittorio, ma anche si basa sulle delle affermazioni che sono smentite dalla realtà. L'opera d'arte non ha bisogno, ecco, dice, quando si descrive, dice tutto qui, in effetti è così, perché l'opera d'arte non ha bisogno di per esempio, noi mettiamo a confronto una scultura e un dipinto, cioè la scultura è fredda, rappresenta un qualcosa di definito e articolata nello spazio e risponde a una certa spazialità, cioè, quindi può essere assolutamente gradevole come molte sculture, ma in realtà resta un media freddo. Mentre per esempio la pittura, oltre a rappresentare la forma unita al colore, è chiaro che coinvolge molto di più e dà un coinvolgimento di carattere intellettuale ed emotivo molto più ampio. Quindi l'opera d'arte è esattamente questo. Allora, se noi per esempio, in base alle stesse parole di Danto, noi che tipo di considerazione storica dovremmo fare di fronte a una pala per la neve di Beuys, al Brillo Box di Warhol, all'orinatoio di Duchamp e altre brutture di questo genere? Che tipo di collocazione e di riflessione storica dovremmo fare su questi oggetti? Possiamo chiaramente collocarle nel periodo in cui sono stati esposti con la pretesa di imporle come opera d'arte, ma tutto finisce lì. Cioè, non è che il valore di queste cose cambi natura. Quindi la pretesa, il discorso che fa Danto in queste cose, e poi in realtà lo smentisce, perché di fronte a certe opere d'arte d'avanguardia non c'è neanche la possibilità di una descrizione, perché sono lì. Cosa si può dire di una pala per la neve? Si può descrivere la lunghezza del manico, si può descrivere la forma della pala, si può descrivere il colore, ecco. Quindi, nella foga di voler giustificare l'ingiustificabile, ecco che Danto, come molti altri filosofi dell'arte, cade in una serie di contraddizioni insanabili, che non hanno alcuna giustificazione logica, perché l'arte non ha bisogno né di esaltazioni né di eccessive interpretazioni. L'arte ha un proprio linguaggio e tanto basta, perché se non si esprime, recentemente per esempio a Venezia un artista albanese, di cui non ricordo il nome, mi scuso, ha esposto semplicemente un iceberg. Ecco, questo iceberg è, secondo me, estremamente espressivo,
una perfetta metafora della, non solo dell'arte, ma della società contemporanea che si liquefa. Si liquefa. E no, 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 non è una questione di una società liquida, quindi aperta, in evoluzione, è semplicemente una società che non ha valore, si disperde, effimera. Ecco, quindi con un semplice iceberg, con un semplice blocco di ghiaccio, questo artista ha detto moltissime cose. Quindi dico questo per cercare di far capire che la mia pregiudiziale non è la mia pregiudiziale non esiste sull'arte d'avanguardia, perché quando l'avanguardia esprime effettivamente qualcosa come questo iceberg, questo blocco di ghiaccio, è estremamente significativo. Certo, l'artista ha avuto ben poco intervento, però ha avuto questa straordinaria idea e che è un'espressione d'arte secondo me molto significativa e vale forse più di quasi tutte le opere che sono esposte nella Biennale, perché intanto è un qualcosa di fisico, di naturale, il ghiaccio è un qualcosa di naturale, e poi contiene questa metafora che ciascuno può leggere secondo la propria cultura, la propria sensibilità, ma comunque è una grandissima metafora la cui lettura immediata è questo liquefarsi di un'opera, il liquefarsi dell'arte, quindi presa come metafora di una società che non è liquida, semplicemente è liquefatta, è molto diverso. Quindi vi lascio questa riflessione, vi invito, per chi di voi ha tempo e voglia, andare a vedere la Biennale di Venezia, precisando che non c'è molto da vedere, non c'è molto di interessante, però alcune cose ci sono, come per esempio il drago costruito dal cinese, è un tipo d'arte sulla quale io avanzo delle riserve, ma in questo caso effettivamente ha una qualche valenza. Grazie per l'attenzione, buongiorno.